Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Il 26 di luglio si terrà la finale nazionale del contest di Asso DJ Festival in Piazza Cavour a Bitonto. Questa sera invece all'interno dell'atrio della Biblioteca Comunale Rogadeo abbiamo incontrato l'autore Mirko Alimenti, che ha scritto un libro, Il ruolo del DJ nel mondo della notte, anche lui DJ, al quale abbiamo fatto alcune domande. Siamo con Mirko Alimenti, autore del libro Il ruolo del DJ nel mondo della notte, al quale chiediamo subito: ma qual è effettivamente il ruolo del DJ nel mondo della notte? Ma sicuramente ce ne sono tanti, diciamo, oggi come oggi, dei ruoli del DJ. Fondamentalmente il primo deve essere, diciamo, l'intrattenitore della serata, no? Se prima era un po' un mondo nascosto, no? Perché, diciamo, negli anni 70, 80, fondamentalmente la figura del DJ veniva un po', come dire, in secondo piano, no? Veniva messa un po' ai margini, diciamo, del locale. Oggi invece diventa una di quelle realtà fondamentali che sono anche importanti per far sì che comunque oggi le serate vengano trainate, specialmente proprio dalla figura del DJ. Quindi oggi il DJ ha una figura veramente importante su questo ambito, ma sicuramente la cosa più bella, diciamo, oggi del DJ è che attira il pubblico impostando degli stili che oggi come oggi, insomma, portano anche a volte a delle vere e proprie mode. Il ruolo del DJ della notte è un ruolo molto importante, ma può essere considerato un vero e proprio lavoro fare il DJ? Assolutamente sì, oggi come oggi, essendo uno dei mestieri più importanti, ma soprattutto non è semplice impostare degli stili all'interno comunque di una serata e poi farsi seguire dal pubblico, direi che comunque è un vero e proprio lavoro, anche perché comunque prepararsi tutto ciò che comunque concerne uno spettacolo, prepararsi anche psicologicamente ad affrontare sicuramente una serata, sicuramente questo richiede tempo, sacrificio, avere anche la musica giusta al momento giusto, essere comunque culturalmente pronto anche per affrontare tante serate, a volte anche con pubblici comunque diversi. Quindi devi riuscire a capire la qualità del pubblico in quel momento. La qualità del pubblico, quindi poi fondamentalmente diventa a tutti gli effetti anche un lavoro, e anche poi la retribuzione sicuramente, no? È importante, perché poi a valle anche di questo si ha anche una professionalità, perché poi sembra molto semplice, no? mettere musica e far divertire tutti, però poi quando ti trovi di fronte comunque tanti ambiti molto importanti e pubblici comunque sia diversi, farli divertire soprattutto impostando un tuo stile e farti valere come DJ, come figura importante della serata, sicuramente non è proprio semplice, e quindi proprio per questo è anche una delle tante ragioni perché il ruolo del DJ è anche comunque un lavoro a tutti gli effetti. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.